porta invece per Norman Zoia, che li ha presentati nella sua Motta di Livenza. Biblioteca Comunale di Monte di Livenza, siamo con Norman Zoia, artista e scrittore, che questa sera presenterà due libri. Ci puoi illustrare di cosa si tratta? Ora, qui in riva alla Livenza presentiamo il primo libro, che si chiama Passi per Versi, ed è il lavoro, io lo chiamo una specie di scultura, perché è un lavoro a togliere di circa quasi mezzo secolo, dal 65 ad oggi. Ed è, sono 40 omaggi ad altrettanti autori che sono stati importanti per me, da Quasimodo a Leopardi, a Ginsberg, a De André, anche non poeti in senso stretto, qualcuno anche meno noto ma altrettanto significativo. Questo libretto fa parte di una tetralogia di quattro libretti. Il secondo che presentiamo questa sera è Grido di Natale, ed è l'altro lato mio, il lato dell'America poetica, l'America appunto dei Ginsberg, dei Kerouac, di Bob Dylan, John Baez, di tutta questa America non politica, ma mi ripeto poetica. E contiene un poemetto che leggevo già dal 1967 nelle fabbriche occupate, nei centri sociali, alle radio, fuori dai sagrati delle chiese durante la messa, dopo della messa di mezzanotte, ed è un po' una specie di invettiva contro il Natale consumistico. Sono passati quasi 40 anni, ma non è cambiato quasi nulla, anzi, parlavamo proprio in questi giorni con degli amici, sembra quasi scritto dopodomani. E Norman Zoia rappresenta per me un artista di grande qualità, è un uomo eclettico che sa esprimersi attraverso i diversi linguaggi dell'arte, dalla musica alla scrittura. La scrittura poi per lui è veramente una cosa innata, lui sa trasformare le parole, sa dare dei significati alle cose sempre diversi. Vede oltre quello che una persona, secondo me, di normale riesce a vedere, questo proprio per il suo grande senso artistico. Dal Friuli vedo collegato il nostro Roberto Mattiussi, andiamo a conoscere dunque le anticipazioni di oggi. A te, Roby. Sì, grazie Marco, prendiamo la linea dalla redazione del Friuli. Ecco i principali fatti di oggi che tratteremo nell'edizione appunto del Friuli Venezia Giulia. In apertura subito la congiuntura Friuli Venezia Giulia.